Sport e diritti corrono insieme a Roma la 21ª edizione della Corsa di Miguel, dedicata al maratoneta argentino desaparecido Miguel Sanchez. Massimo Tinagli. Più di 10.000 persone si sono ritrovate questa mattina al Foro Italico per una giornata di sport d'eccezione, la Corsa di Miguel, la manifestazione podistica in ricordo del maratoneta poeta argentino desaparecidos, il cui nome viene tracciato ogni anno in un messaggio di pace e libertà. Siamo partiti, ci siamo alzati alle 5 questa mattina per essere qui. Siamo felici e rappresentiamo i colori della pace e della solidarietà. Viva la pace! Non è solo una gara, ma è un evento sportivo importante. È un ricordo, è una cosa seria e bella nello stesso tempo, quindi siamo felici di stare qua. Tre le prove disputate: la gara competitiva di 10 km partita dal Lungotevere Diaz, dove hanno partecipato quasi 6.000 atleti arrivati anche dall'Argentina e dal Brasile, e due non competitive, una sempre di 10 km e l'altra la Strantirazzismo, la passeggiata di 3 km partita dal Ponte della Musica con arrivo allo Stadio Olimpico. Lo sport non è solo competizione, ma lo sport è anche stare insieme, aiutare e dare uno stimolo a chi magari non può. Sfruttare la nostra città in questi momenti per fare gruppo e speriamo che insomma sia un 2020 pieno di sport, ragazzi, perché questa è l'energia che porta. Corsa, divertimento e soprattutto solidarietà. Anche quest'anno la Corsa di Miguel ha visto la partecipazione di podisti e rappresentanti di diverse associazioni non profit.